Siamo dati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi, sempre bellissime queste letture, ricche di insegnamento, ne vogliamo qualcuno, uno fondamentale dal Vangelo. Vedete, qui Gesù guarisce 10 lebbrosi e tornano a dire grazie solo uno, tra l'altro neanche israelita, samaritano. E Gesù lo fa lodare, insomma io ne avrei guariti 10, gli altri non stanno. Gli altri non sono stati buoni, manca a dire grazie. Allora, grazie bisogna dire, questa è una cosa, i nostri grazie devono essere moltiplicati, adesso vedremo, farò un po' un cocktail tra insegnamenti di Papa Francesco e insegnamenti di Cardinal Petrocchi. Grazie, questo sono d'accordo sia il Papa che Petrocchi, è una parola fondamentale, che spesso e volentieri va detto anche per ragione di giustizia a chi ti fa un beneficio, a chi ti fa una cosa buona. Ed è molto importante dirlo e ripeterlo, perché Gesù stesso lo fa notare, quindi ce lo fa notare Gesù, vuol dire che è una cosa importante. Poi San Paolo, attenzione, all'inizio di questa splendida lettera a Tito, attenzione, prima ha ricordato di essere sottomessi alle autorità, immaginiamo oggi che non c'è più rispetto veramente di nessuno, né delle autorità ecclesiastiche e neanche delle autorità civili, cosa su cui tutti dovremmo fare un pochino di esame di coscienza, perché un'autorità, anche quando fosse buona o cattiva che sia, è sempre un'autorità, quindi deve essere sempre rispettata, perché l'autorità rappresenta, anche se a volte indegnamente, la suprema autorità che è quella di Dio. Ma più importante ancora di questo, che subito dopo San Paolo aggiunge, ascoltiamo bene, di non parlare male di nessuno. Stamattina il Papa ha parlato dell'ottavo comandamento, non so se l'avete sentito, di nuovo riparlato del fatto che chi parla male, chi chiacchiera, è un assassino, d'accordo? Uccide la buona fama del prossimo, è un terrorista, d'accordo? È uno che lancia una bomba, lascia una devastazione e poi dice, è a me che me ne importa. Non parla male di nessuno. La piccola Giacinta di Fatima aggiungeva da parte della Madonna, è fuggire chi dice male, i chiacchieroni, non solo non devo chiacchierare io, ma non devo neanche stare ad ascoltare gli chiacchieroni. Quindi cercare di sviare il discorso e di far capire che a me non piace ascoltare le chiacchiere, oltre che non farle. Poi, evitare le contese, essere mansueti, le contese, le polemiche, le litigi, essere mansueti mostrando ogni dolcezza verso tutti gli uomini. Noi siamo fatti così, i discepoli di Gesù sono così. Quindi a fianco a grazie, alcune parole che bisogna imparare, una è permesso, questa viene da Papa Francesco, permesso, si chiede permesso, non si fanno, come dire, cioè le norme della buona creanza fanno parte anche dell'esercizio ordinario della carità, si chiede anche per favore, perché le cose non sono dovute, d'accordo? Poi quest'altro errore è quello del Cardinal Petrocchi, si chiede scusa quando uno ha sbagliato, tranquillamente, in tutti quanti i modi, e quando è opportuno o si dice o si dimostra il ti voglio bene, questa viene dal Cardinal Petrocchi, quindi dovete ricordare queste cose, grazie, permesso, per favore, perdono e ti voglio bene, già se queste cominciamo a dirle un po' più spesso e a metterle in pratica un po' più spesso, cominciamo a, senza parlare male di nessuno, evitando le contese. Non si dice, le contese non soltanto quelle che nessuno sa fare calzotti, le contese verbali, gli scontri, le polemiche, non è roba che ci appartiene, è roba che fanno quelli che non conoscono Gesù. Gesù non fa contese, d'accordo? Gesù è sempre mite, mansueto e propositivo. Questo noi dobbiamo impararlo qui, dobbiamo cominciare a vivere in parrocchia e poi dobbiamo viverlo nel mondo, perché se non portiamo qualche cosa di diverso nel mondo, il mondo non crederà, dice Gesù, in colui che mi ha mandato, perché se siamo uguali a tutti gli altri, se siamo tutti quanti lupi famelici, leoni ruggenti e pantere spraitanti, capito? Che ci pensiamo di fare? Noi dobbiamo essere agnellini, dobbiamo essere pecorelle e dobbiamo essere miti ed umili di cuore, l'immagine del nostro Maestro e della sua Santissima Madre. Ecco, ci
chiediamo al Signore che ci aiuti veramente ad assumere sempre più e sempre meglio questo stile, imparandolo da Lui e da Maria Santissima, facendolo nostro. E quando le persone cominceranno a vedere questo, vedrete che qualche domanda forse non ce la faranno, ma sicuramente se la faranno, e qualche risposta la dovranno andare a cercare, e speriamo che trovino quella buona, perché se impariamo ad essere così è merito soltanto dei nostri grandi esempi, Gesù e Maria, che appunto siano sempre lodati. Gesù e Maria sempre siano lodati.